Salute. Allora, oggi sono di nuovo qua con un'altra ospite, lei è Valeria. E niente, cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un altro make-up molto sobrio per andare a fare la spesa. Sì, Sì, sempre. esatto. Ogni mattina facciamo questo trucco. E che dire, ho preso ispirazione da una foto che avevo sul cellulare. Adesso se riesco ve la faccio vedere. Ok. Più o meno, e niente da dire. Siamo qua, abbiamo finito. Io sto sudando queste luci. Volevo dirvi che anche il video precedente che ho fatto con mia cugina l'ho registrato con queste due luci qua, e anche questo qua è registrato con queste due luci qua. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate delle luci, se vanno bene, se non vanno bene, se sono troppo bianche o meno. Niente, io vi lascio al video, vi lascio il makeup tutorial. Quindi niente, spero che il trucco vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Inizio ad applicare come base su tutto l'occhio il Painter Me di MAC. Poi vado a fare un mix tra questi due colori della palette, di due palette della Sleek, che sono la Celestial e la Ultra Matte versione 2, mi pare, comunque quella dei colori più scuri, e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Poi vado a prendere dalla palette della MULAC questo colore qua, che si chiama Toast, e lo vado a mettere nella piega. Poi prendo con un pennello a penna, sempre dalla palette Ultra Matte della Sleek, questo colore grigio, e lo vado a mettere nell'angolo esterno. Poi riprendo un po' di Toast sotto le sopracciglia. Vado a prendere sempre dalla Ultra Matte della Sleek questo color panna. Nell'angolo interno dell'occhio vado ad applicare questo color dorato dalla palette della Sleek, che si chiama Vintage Romance. Nella parte finale inferiore vado ad applicare il grigio di prima, quello matte, e poi nella parte ancora più esterna un nero, sempre dalla stessa palette. Lo stesso nero lo porto anche un po' nell'angolo esterno. Ora prendo questo eyeliner in glitter della Pupa e lo vado a mettere nella parte inferiore, solamente nella prima metà. Vado a realizzare una linea di eyeliner non troppo spessa con l'eyeliner in gel della MAC, il Black Track. Vado ad applicare solamente la parte esterna dell'occhio dei ciuffetti di ciglia finte in OMS 5. Ok, ho applicato le ciglia finte. Adesso, mentre aspetto che si asciughino, vado ad applicare una matita color bianco beige all'interno dell'occhio. E poi applico come mascara l'Opulash di MAC, che puzza, ma pazienza. Allora, come fondotinta vado ad utilizzare questo qua della L'Oreal Magique.
nella colorazione 100. Come correttore utilizzo l'Instant Anti-Age di Maybelline. Utilizzo la Fit Me di Maybelline nella colorazione 235. Terra, sempre la mia solita di pupa. Blush, utilizzo questo qua della Sleek, che si chiama Coral, ma pochissimo. Ma dove sono andati sotto, no? Non so se queste le chiavi o cosa, anche perché qua mi ha chiuso dentro, quindi io non posso neanche uscire. Non lo so. Cioè no, vabbè, sarebbe un danno se non ha preso le chiavi, perché non saliranno mai. E io non uscirò mai da questa stanza, cioè noi non usciremo mai da questa stanza. Dai, non sarebbe neanche tanto male, ci manca cibo e acqua. Andiamo con un colore molto sobrio, giusto perché il trucco è già troppo pesante. Vabbè, utilizzo Relentlessly Red di MAC. Vabbè, dai, ci sta bene, ci sta bene. Certo. Diciamo che non rimango inosservato, non passo inosservato.